Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 58. Mi svegliai con un gran mal di schiena, siccome mi ero addormentato su una sedia scomodissima. Andai a cercare i dottori per chiedere se potevo andare a vedere come stava Est. Dio quanto mi manca. Chissà dove sarà. Sara, sono in un lettino di ospedale, perfetto, ma non ho ancora capito cos'è successo. Mi ricordo solo che ero in camera mia a fare i compiti, quando ad un certo punto è apparsa Giulia. E allora abbiamo iniziato a parlare. Sembrerà strano, ma la considero come una mia migliore amica. Mi aiuta sempre, c'è sempre quando ho bisogno. Mi sono affezionata talmente tanto che farei di tutto per lei. Immersa nei miei pensieri, decisi di andare a vedere se c'era mio padre nell'edificio. Mi alzai e andai alla ricerca. Papà! Oh, Sara! Papà, cos'è successo? Perché siamo qui? Est non c'è? Proprio non ti ricordi niente? No, non te l'avrei chiesto altrimenti. Stava per scolare la pasta quando ad un certo punto sei andata da lei. Gli hai preso la pentola con l'acqua e la pasta dentro e gliel'hai buttata sulle gambe. L'hai quasi uccisa. Oddio santo! Iniziai a piangere e mi misi a correre per cercarla nella sua stanza e finalmente la trovai. Est! Sì. Stop, nuova. Sì, sono Sara. Scusami veramente tanto, non volevo farti del male, giuro. Dissi con le lacrime agli occhi. Non ti devi scusare, non eri tu in quel momento. Lo so che non l'avresti mai fatto. Ti voglio bene, Sara. Ti voglio bene anch'io, Est. Mi misi ad origliare per cercare di capire che si stavano dicendo Est e Sara. Le amo, senza loro non saprei cosa fare. Decisi di entrare e finalmente salutare Est. Est, Teo, mi sei mancato. Pensavo di non farcela. Non pensare così. La cosa più importante è che ora sei qui con me e con Sara. Talmente avevo paura di perderti. Mi sono deciso di dirti una cosa. Cosa? Ti amo. Non è un ti amo cosiddetto per... È un ti amo vero e proprio. Quando sono con te mi sento meglio, mi dai sicurezza. Grazie. Oddio Teo, grazie di tutto. Ti amo anch'io. Le presi delicatamente il viso e la baciai.